e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vi faremo vedere quattro acconciature facili e veloci che ho realizzato su Federica e che sono perfette per andare a scuola. Infatti abbiamo raccolto tutti i trend del momento e abbiamo deciso di fare questo tutorial. E come vedrete le acconciature sono, come sempre, facilissime da realizzare. E soprattutto molto fashion. Esatto. Aggiungerei anche è il caso di dirlo. Ma prima di lasciarvi al tutorial volevamo ricordarvi due cose importantissime. La prima è quella di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E se siete iscritti mi raccomando attivate la campanellina vicino al tasto iscritto, perché così facendo vi arriveranno le notifiche ogni qualvolta carichiamo un nuovo video. Altrimenti se non attivate la campanellina sembra che non carichiamo i video, quando invece ne carichiamo almeno una settimana. La seconda cosa è quella di seguirci sui nostri social, quindi Instagram e Facebook. Vi lasciamo qui sopra impressione e giù nell'info box tutti i link di riferimento. Mi raccomando aggiungeteci e seguiteci anche lì. Quindi detto questo, io direi di mandarvi un grosso bacio, un abbraccio e noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao! Inizio questa prima acconciatura andando a prendere una parte di capelli nella sezione alta della testa e vado a creare un codino. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ora vado a cotonare il codino in modo tale da avere maggiore texture e la rigiro su se stessa, quindi vado a creare una sorta di mini chignon. Quando sono soddisfatta della forma vado a fermarla con delle forcine. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte e questa è l'acconciatura finita. Come vedete è davvero molto semplice e veloce. Iniziamo questa seconda acconciatura partendo dai codini come abbiamo fatto prima, solo che io qui ho deciso di mettere delle extension a clip in modo tale da avere maggiore volume. Ovviamente le extension sono facoltative, quindi se non le avete non fa niente, potete anche non usarle. A questo punto vado a creare una classica treccia e la vado ad ingrandire. Prendo la treccia e vado a girarla sempre per creare lo chignon e questo è l'effetto finale. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Come potete vedere la treccia dà un effetto davvero molto carino e diverso rispetto allo chignon che abbiamo fatto prima. Quindi anche in questo caso veramente con poco tempo riusciamo a creare un'acconciatura di grande effetto. Per questa terza acconciatura vado a selezionare i capelli nella parte alta della testa come vedete in video. E vado a creare una treccia francese, quindi parto dai capelli più vicini alla fronte e incorporo piano piano i capelli da destra e da sinistra in modo tale che rimanga ben attaccata al capo. Chiudo con un elastico e vado poi ad attorcigliare la restante parte di capelli in uno chignon. Anche qui, quando sono soddisfatta della forma, vado a fissarlo con delle forcine. E questa è l'acconciatura finita. Per quest'ultima acconciatura invece vado a dividere i capelli in due parti e vado a creare dei codini un po' alla Harley Quinn. Quindi abbiamo un codino a destra e un codino a sinistra che saranno la base della nostra acconciatura. Eccoli qua. Anche in questo caso ho deciso di usare le extension a clip che sono facoltative, quindi se non le avete non fa niente. E vado poi a girare tutti i capelli in uno chignon, quindi dobbiamo creare uno chignon a destra e uno chignon a sinistra. E lo fissiamo semplicemente con delle forcine. E questa è l'acconciatura finita. Se volete potete anche lasciare una ciocca davanti per incorniciare di più il viso.
E queste erano le nostre 4 acconciature. Fatemi sapere qual è la vostra preferita con un commento qui sotto e se rifate un'acconciatura o anche tutte e 4 potete taggarmi su Instagram. Sono davvero contenta di vedere i vostri lavori e di condividerli sulla mia galleria. E noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video.